Pulcione di Simon James, casa editrice Pulce. Questa è Susy. E la sua amica è Giusy. Questo è Pallino. E il suo amico è Martino. Questa è Lilli. E il suo amico è Billy. Ma questo chi è? Lui è Pulcione. E per Pulcione non c'è nessuno. Questo è Bobby. E il suo amico Roby. E questo è Zanna. E la sua amica è Gianna. Ma non è certo una bella situazione quella del povero vecchio Pulcione. Aspetta un attimo. Questo chi è? Questo è Rolando. Sembra che si stiano affezionando. Ma Rolando, ne sei certo? Dice allora il suo papà. Lui è grande e tu piccino. Credi che funzionerà? Poi Pulcione è così vecchio. La sua mamma gli domanda: non sarebbe forse meglio un bel cucciolo più in gamba? Certamente, fa Rolando, ma a lui serve tanto amore, tante coccole ed abbracci. È il mio cane, per favore. Così, mentre Giusy a Susy, Pallino a Martino, Lilli a Billy, Bobby a Roby, Zanna a Gianna, adesso Pulcione a Rolando. E anche se non c'è la rima, sono felici più di prima. Ma aspetta un attimo, questo chi è? Questo è Gedeone. È venuto per scegliere un cane. Un cucciolotto lo guarda e aspetta. Sembrerebbe una coppia perfetta. Non cercavo un cuccioletto, ma alla fine tu sei qua. Io sono grande e tu piccino. Credi che funzionerà? Gedeone è felice. Ha scelto il cane che gli si addice. E il nome del cucciolotto? Ma perché lo domando? È ovvio, si chiama Orlando. Un cane, un bambino. Non è necessario essere perfetti.
per trovare l'intesa perfetta.